sono sicuramente delle affermazioni gravi, affermazioni che tra l'altro alimentano una campagna d'odio contro i paesi dell'Occidente, contro i popoli occidentali, in particolare verso quei paesi che stanno provando con tutte le proprie forze a trovare una strada negoziale, a ravvivare il percorso negoziale per arrivare alla pace. Quindi queste affermazioni, anche insieme alle accuse che abbiamo letto alla stampa italiana da parte russa in questi giorni, non fanno che mistificare la realtà e a mio parere credo che si debba sempre ricordare con fermezza che c'è un aggredito e un aggressore in questa vicenda. C'è un aggredito che è la Russia, che è l'Ucraina, e un aggressore che è la Russia. Poi lasciatemi dire che queste minacce in ogni caso non fermano assolutamente i nostri tentativi di arrivare alla pace.